Buongiorno ragazze, buon giovedì. Allora, oggi finalmente filmo questo video da voi tanto atteso e sto parlando dei cerotti per puntinari della Essence. Così vi faccio un po' vedere come li uso, perché sto facendo questo video, perché io stessa per applicarli all'inizio, quando ancora non avevo tanta dimestichezza con questi cerotti, non sapevo bene come utilizzarli e spesso, leggendo anche le indicazioni, sbagliavo, non riuscivo a metterli proprio bene, e quindi ho deciso di fare un tutorial per aiutare a tutte le ragazze che come me hanno avuto o hanno ancora difficoltà ad usare questi cerotti. Alla fine è veramente semplicissimo, bastano solo pochi accorgimenti. Allora, iniziamo. Per prima cosa bisogna partire da una pelle completamente detersa. Quindi fate la vostra detersione come tutte le mattine, o comunque se fate questo trattamento con i cerotti per i puntinari, detergete comunque sempre prima la vostra pelle. Se vi accorgete che avete una pelle comunque al tatto ruvida, significa che è molto impura, piena di lamelle corne, quindi dovete andare a rimuoverle con uno scrub oppure una maschera scrub. Dopodiché potete, quando avete la pelle bella liscia, pulita, potete cominciare all'applicazione di questi cerotti. Io preferisco partire con i cerotti, quelli per il naso, e di seguito applicherò anche quelli per la fronte e per il mento. Quindi cominciamo ad aprire la bustina. Prima di andare a levare la pellicola di protezione, ci tengo a dire che questo cerottino in realtà ha delle linguette che possono essere staccate molto delicatamente per applicare il cerotto in maniera più aderente e per, diciamo, poterlo mettere in base alla forma del vostro naso, quindi non ha una forma unica, cioè la potete sistemare in base alla forma del naso, ecco. Prima di applicarlo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inumidire il viso, o meglio la zona da trattare, quindi in questo caso il naso, perché sulla pelle asciutta farà fatica ad aderire, e quando poi lo andrete a levare sicuramente in quella zona non vedrete i puntinari levarsi, non perché non ci siano, ma perché appunto l'avete messo nella maniera sbagliata. Io qui mi sono attrezzata con una ciotolina e una salviettina di spugna, ma voi potete tranquillamente fare tutto ciò nel bagno di casa vostra in comodità. Allora, cominciamo ad inumidire il naso. Io prendo questa spugnetta e vado in questo modo, se guardo di qua è perché ho lo specchio, vado a tenere il naso umido. Fate bene anche questa parte dove andranno ad aderire le ali del cerottino, perché anche qui spesso ci sono tanti puntinari. Rivado a tenere sempre umido il naso. Anche qui sulla punta, mi raccomando. Asciugatevi bene le mani e cominciate a staccare il cerottino. Quindi lo staccate molto velocemente, aprite le linguette, ce ne sono tre qua in alto e due in basso. E con molta pazienza, io guardo sempre di qua, andate così a farlo aderire. Cominciate dall'alto, vi spingete poi verso il basso. Se vedete che si stacca come sta succedendo a me, semplicissimo, bagnate le dita, bagnate sotto la pelle e con l'altra mano, che è asciutta, andate a far aderire bene
il vostro cerotto. Stessa cosa dall'altro lato. E poi potete passarci sopra un po' le dita umide. In questo modo si aderirà alla perfezione e non ci resta che far attaccare la punta. Stessa cosa, inumidite. Tenete pressato un po', così si aderirà tutto alla perfezione. Bene, nelle narici, non vi preoccupate se vi arriva la carta davanti, il cerottino davanti, non vi copre tutte le narici, respirerete lo stesso. Andiamo a fare la stessa cosa con questi per la fronte e il mento. Con questi sarà molto più semplice perché, come vedete, sono dei semplici triangolini e le zone sono, diciamo, piatte, non hanno tutte le curve che presenta il naso. Umidiamo questo pezzettino qui proprio tra le sopracciglia, perché spesso vanno qui a infilarsi tutti i punti neri. Asciugatevi sempre le mani. Prendiamo il primo cerotto e lo applichiamo con la punta del triangolo verso il basso. Così. Ecco, vedete, questo è molto più semplice, molto più veloce. Stessa cosa sul mento. Bagniamo il mento, asciugatevi sempre bene le mani, prendete l'altro triangolino con la punta del triangolo verso il basso. Ecco, magari voi applicatelo senza parlare, così non risulteranno tutte queste grinze, queste pieghe. Aspettate che tutto si secchi, quindi fate passare 15 minuti, io di solito ne faccio passare anche 20-30. Vedo una pelle sensibile, mi raccomando, non tenetelo su molto, non fatelo seccare molto. Se avete una pelle già con tanti punti neri, anche mezz'ora potete tenerlo, soprattutto se è una pelle molto grassa. Eccoci qua, dopo 30 minuti circa siamo pronti per staccare i cerotti. Allora, io inizio da quello che ho applicato per prima, quindi dal naso, e andiamo a staccarlo piano piano. Cerco di andare a sollevare prima i lati. Missione compiuta. Ed ecco qua, possiamo ammirare tutte le schifezze che ho. Tutte le schifezze che ho sul naso. Abbiamo quello sulla fronte, questo sarà molto più semplice e indolore, infatti. Eh sì, anche sulla fronte avevo un po' di schifezze. E sul mento. Eh beh sì, anche qui. Ok, adesso è possibile che vi rimarranno dei residui come quelli che ho io. Riprendete la vostra spugnetta e ovviamente inumidita, e tamponate leggermente per pulire il viso. Movimenti molto delicati fino a quando non vi pulite tutte per bene. Adesso che la vostra pelle è pulita e soprattutto asciutta, possiamo terminare con una bella spruzzata di tonico. Io uso questo tonico che è della linea Fitosintesi Tonico Hydrolife. L'ho messo qui con questo dosatore a spray perché per il mio tipo di pelle preferisco andare a nebulizzarlo piuttosto che picchiettarlo. Quindi, tonico. Aspettiamo qualche minutino per farlo assorbire e applichiamo un po' di crema idratante sul viso.
Se avete una pelle grassa, applicatene poca e non massaggiatela molto sul viso. Questo era tutto, se il video vi è piaciuto mi raccomando, forza con questi pollici in su, che siete veramente in pochissimi a partecipare, sia con i commenti che con i pollici in su. Stavolta voglio vedere davvero tanti pollici in su se vi è piaciuto, e se avete dubbi e domande, tantissimi commenti che... sapete sempre, vi rispondo sempre a tutti appena possibile. Ci tengo a dire che questo è un trattamento, diciamo, casalingo, quindi non professionale. Se volete vedere qualcosa di professionale, vi metto qui il video della spremitura professionale, che appunto questa è la più efficace per andare a eliminare i punti neri, perché questo è proprio un palliativo, non è che in realtà li va a levare tutti, però se ne avete parecchi, insomma, vi fa un buon lavoro per, diciamo, salva giornata, evento, se avete un evento particolare non potete presentarvi con una pelle piena di punti neri. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!